Buon pomeriggio cari amiche e cari amici, con Peppe Di Stefano in questi giorni di vuoto. Ma come può essere un giorni vuoti? Purtroppo sono stati ieri gli ultimi giorni di vuoto, perché poi è l'ultima sosta questa. L'ultima sosta, però giorni di vuoto che purtroppo ieri ci sono stati riempiti con la brutta notizia riguardo a Kalulu. Quello che interessa il tifoso è, d'accordo, legamento collaterale, ma quanto? E temo che per diverse settimane, andar bene, lo recupereremo tra fine aprile e i primissimi di maggio. Brutta tegola, anche perché le cose sembrava stessero andando bene, non è un problema legato ai muscoli, quindi è solo sfortuna, però non ci voleva Peppe, soprattutto perché contro la Roma non avremo neanche Tomori. Sai come la penso? Penso che Kalulu è un giocatore diverso della squadra. Kalulu e Tomori sono stati due degli ingredienti principali dello scudetto, perché ti permettevano di attaccare altissimo. Da quello che mi risulta addirittura c'è anche qualcosina di più, da quelle sono non le informazioni, ma qua è un po' di esperienza, sentendo, leggendo quello che chi in passato ha avuto questo problema anche 5 settimane potrebbero infatti essere. Io ho detto da fine, quindi siamo a metà mese, da fine aprile ai primissimi di maggio. Speriamo che il Milan sia così bravo di superare la Roma e averlo eventualmente per le semifinali. No, giocatore importante, si è visto l'altro ieri nella partita di Verona, giocatore, ripeto, per caratteristiche si sposa perfettamente con Tomori, si sposa perfettamente con lo stesso Gabbia, perché ormai Gabbia lo considero un prima fascia. Poteva giocare all'occorrenza a destra, permettendo a Calabria eventualmente o a Florenzi di diventare a sinistra, qualora a volte Teo avesse, come nel caso di Firenze, dovesse scontare una squalifica. È un'assenza che chiaramente pesa e preoccupa ed è meno rilevante rispetto a 3 mesi fa, quando raccontavamo dei blocchi di infortunati. Però era proprio il giocatore, poi un ragazzo non se lo meritava, 4 mesi ero stato fuori. Ha detto che voleva quasi smettere. Guarda, l'ho intervistato dopo la partita contro lo Slavia Praga, era proprio felice di aver giocato un quarto d'ora, sai, gli vedevi negli occhi la felicità di aver ritrovato il campo. Purtroppo io sono convinto che sono i postumi di un lunghissimo infortunio, poi è normale, quasi una fase di assestamento. E che di solito porta meno problemi di questo che è venuto a Kalulu. E purtroppo è andata così. Senti, veniamo alle cose positive. Ieri dicevo, voglio il tuo parere, la crescita di Teo esponenziale, mi ricordavi ieri la statistica, 17, 24 partite, 2 assist e 2 gol e 3 assist, nelle ultime 17, 3 gol e 8 assist. L'ultima partita, proprio quella col Verona, è figlio anche della presenza di Tomori. Sì, secondo me quando lui si sente protetto alle spalle, poi ci sono delle partite in cui Teo, secondo me, è uno dei terzini più forti del mondo, poi io non sono uno che fa classifica, ma più lo vedo e più è padrone della materia, è proprietario della fascia. A volte, e lo dico in senso giornalistico, a volte è talmente forte che sembra ridicolizzare gli avversari, cioè non lo prendono. Ha un dominio fisico e tecnico, perché fa delle cose tecnicamente da trequartista, perché a volte esagera, a volte anche con quei tool. Giocatore che sta vivendo una grandissima seconda fase di stagione, la prima parte sembrava desaparecito, come dicevi tu, 2 gol e 3 assist in 24 partite da agosto, diciamo, a fine dicembre, poi svolta, poi switcha, qualcosa gli scatta nella testa, forse qualche partita in più con la fascia capitano, forse banalmente ha vissuto una parte di iniziale di stagione dove, secondo me, poi non possiamo non considerare l'aver perso 2 riferimenti, forse anche 3, aveva perso Castiglieco, che non era più con lui, che era un suo grande amico, ha perso soprattutto Brahim, suo amico e compagno di macchina, per andare ieri hanno fatto l'esultanza, l'altro ieri, esatto. Tra amici, perché tra parentesi l'esultanza di Teo non imita e non vuol prendere in giro nessuno. Perché era del 2020 quell'esultanza. Sì, e poi la mancanza del suo mentore Paolo Maldini, e insomma la somma di tutte queste 3 cose gli ha fatto vivere dei mesi un po' da spaesato. Ha ripreso la misura dello spogliatoio, sembra tornare a divertirsi, e adesso è sorridente, è felice, e poi quando un giocatore si gioca come l'altro ieri a Verona si capisce che proprio sta bene psicologicamente, mentalmente. So che un argomento tu, entrare nel mercato, non è sempre, non ne parli mai volentieri. Ieri ho detto chiaramente ho avuto un'affermazione forte.
Capisco, oggi nel mondo del calcio non può esserci più l'incedibilità, Teo deve essere considerato incedibile, non ce n'è un altro, vado anche oltre Leao e oltre Maignan, ma come Teo non ce ne sono, è un downgrade. Se sì, per assurdo tu dici un altro portiere forte lo trovi, non hai Leao e un altro, altri due, tre di quel livello lì, magari puoi sperare di prendere altri Leao, ricreare un altro Teo Hernandez è complicato, sono d'accordo con te, io credo che la società, nonostante ti possa dare totalmente ragione, io credo che la politica sia quello di creare un Milan forte, ma farlo anche attraverso un benessere economico che a volte passa da alcune macro cessioni. Quindi io ormai ho capito che bisogna stare alla finestra, non mi aspettavo mai la cessione di Tonali ed è arrivata, e quindi proprio per questo da quel momento mi aspetto un altro tipo di mercato. Ecco, se vuoi sapere la mia, sì. L'arrivo di Ibra mi fa pensare che noi vivremo da cronisti, i tifosi da tifosi, un altro tipo di estate. Secondo me un po' più frizzante, un po' più particolare, un po' più bella dal punto di vista dell'emozione, sai, della cronaca. Sai, ti ricordi quanto a volte ci divertevamo a fare il mercato con Gagliani all'ultimo secondo, gli appostanti? Secondo me con Ibra vivremo un mercato più scoppiettante. Secondo me differente. E chiaramente Ibra, che può essere legato a Redbeard quanto vuoi, può essere uomo di Cardinale quanto vuoi, però alla fine oggi è il frontman del Milan e i tifosi sanno che lui vuole vincere e lui sa che tutti i tifosi del Milan vogliono vincere, quindi non credo che costruirà mai una squadra per non vincere, e se tu vuoi vincere, scusa il gioco di parole, non puoi non ripartire da un giocatore come te. È chiaro, poi ti arrivano e ti portano 130, 100 milioni di euro, è chiaro, devi farla una riflessione, però per cifre normali credo che Teo oggi non ha ragione di muoversi da Milano. Due nomi, Pulisic, te lo aspettavi così, è uno dei giocatori più forti oggi del campionato italiano completi, io ho visto, ho commentato con Piero Lombardia tante partite del Chelsea. Sì, era sempre un bel giocatore, un po' inespresso, lo mettevano nella tre quarti e addirittura qualcuno dice è meno forte a destra che a sinistra, te lo aspettavi così? No, sicuramente il ritmo del campionato italiano è un ritmo leggermente inferiore, secondo me, quindi perfetto, parlo di intensità atletica, non tattica, perché tatticamente siamo sicuramente, secondo me, in Italia sì, è più bello il campionato da quel punto di vista, solo ed esclusivamente tattico. E poi perdonami, magari sarò anche controcorrente, io do i meriti anche a Stefano Pioli, perché lo ha voluto, era un esterno sinistro che lui ha... Non era un algoritmo, non puoi prendere un algoritmo pure. L'ha sperimentato a destra, perché a destra non ha giocato mai o quasi mai, c'è qualcosa che fa questo allenatore nei confronti di alcuni giocatori, e arrivano da stagioni negative, e arrivano da squadre di Serie B, no, ma arrivano da squadre di Serie B come da squadre di Serie B come, vabbè, Tonali, o squadre come il Krunic o Benasser che arrivano dall'Empoli, o arrivano ragazzini come Teo Hernandez e Leao, e farà qualcosa che gli dà delle motivazioni non solo tattiche, secondo me anche psicologiche, perché anche, guarda, Loftus-Cheek, giocatore che aveva mille infortuni, poi tutto quello che vuoi, ma guarda caso quando sente la fiducia intorno a sé dell'allenatore, quando l'allenatore in conferenza dice questo può arrivare in doppia cifra, i giocatori si sentono coccolati e fanno bene. Quindi io Pulisic non me l'aspettavo, mi aspettavo un grande personaggio mediatico, e mediatico in realtà non è, nonostante sia il Capitano America, sì, abbastanza... è un ragazzo molto mite, però per me il problema è che migliora sempre di più, cioè all'inizio della stagione ti ricordi due o tre partite buone, una non buona, adesso fa gol consecutivamente, se non mi sbaglio, da quattro partite, ha superato il miglior Pulisic di sempre della stagione 19-20 col Chelsea con 11 gol, è già arrivato a 12 e mancano ancora 9 partite di campionato più tante di Europa. Allora, due concetti, poi ti ringrazio Peppe. Il primo, segna Chukwueze e Pioli sposta Morelli, e come per dire, oh, l'hai visto, tu avevi sentito, no? E avevi sempre captato a Milanello, non dico scetticismo, ma prudenza nel giudizio su Chukwueze. Io personalmente non l'ho mai scaricato, perché l'ho sempre visto andare a prendere il pallone, andare a recuperare i palloni anche quando giocava poco. A me piace e io lo aspetto. Io mi dicevano che ero un ragazzo totalmente dentro il gruppo,
rispetto a De Ketelaere, che era un ragazzo estremamente mite, quindi è un ragazzo molto allegro, molto sorridente. Ti ricordi dal primo trofeo Silvio Berlusconi a Monza? Era allegro, rideva, scherzava, ma entrava poco nelle dinamiche di campo. Tattiche, entrava pochissimo, da quello che mi risulta. E infatti i primi 6 mesi non ha mai giocato, era la delusione più grande. Io penso che nel 2024 il ritorno dalla Coppa d'Africa, dove non ha fatto una grande Coppa d'Africa. No, secondo me lì si è un po' guardato anche lui allo specchio, secondo me doveva cambiare qualcosina, approcciare in maniera diversa, perché tanto poi è inutile, Carlo, il lavoro che fai nella nazionale ti riporti quello che fai nei club e viceversa. Quindi quello che faceva il Milan poi dipendeva anche dalla nazionale. Se non mi sbaglio, in questa tornata non è nel gruppo della nazionale nigeriana. E io qualche anche nella partita negativa di Monza qualcosina l'avevo vista, qualche dribbling, lo vedo sempre un pochino, sì, e ora deve trovare chiaramente continuità, anche perché poi sai, e il gol realizzato l'altro ieri a Verona è un gol bello e tutto sommato ti chiude la partita. Il gol di Newcastle è un gol che ti chiude e ti apre poi il direi mondo. Lo metto fra i, per adesso secondo me, il più importante della stagione. E poi aveva realizzato l'altro gol col Borussia Dortmund. Se non fosse stato sempre per quel rigore, probabilmente saremmo qui a parlare d'altro. È un giocatore che il gol ce l'ha, al Villarreal, ricordiamoci, uno che fa una doppietta al Bernabeu non è un caso, non può essere un caso. Sicuramente io parlo di me personalmente, mi aspettavo molto di più da lui nei primi 6 mesi di stagione. C'è anche chi dice, giustamente, arriva da un altro campionato, arriva totalmente lui da un altro continente, dategli il tempo di ambientarsi, dategli il tempo di capire tatticamente il nostro calcio. Quindi io credo... Non è il primo giocatore che non parte a 200 sì, all'ora. Sì, ci sta. Io ringrazio Peppe Di Stefano, grazie a voi. Peppe. Buon weekend e buona settimana di sosta senza campionato. Sì, esatto, un bel weekendone praticamente per noi, però è sempre il sabato del villaggio. Il sabato del villaggio per il Milan sarà la trasferta di Firenze, sempre piuttosto complicata, e quindi ci auguriamo di passare, però questa cosa di Kalulu ci ha un po' amareggiato e disturbato. Ti ringrazio Peppi e vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like e scaricate il link in descrizione.